omogeneo per, per, sì, per preparazione, per cui alcune cose magari per alcuni sono scontate e quindi vedremo insomma come, come si... Benissimo. Adesso mi metto gli occhiali così non vedo più il mio schermo e non so quello che dovrò dire. Mi tolgo anche la giacca così mi sento più a mio agio. Adesso, il compito che mi sono assegnato è quello di, pensando appunto di avere un uditorio un po' eterogeneo nei confronti della conoscenza dei fenomeni, è di cercare di descrivere quali sono i fenomeni pericolosi. E però partiamo intanto da una rassegna. Questo è un disclaimer, come si dice, uso delle mappe, delle cose che ho preso anche in giro per in internet. Se voi cito i siti dove li ho presi, quindi voi potete anche andare a guardare, io non sempre condivido quello che è scritto in questi siti, ma naturalmente il materiale è loro. E questo è quello con cui comincio di solito il mio corso di idrologia, nel senso che il pericolo comincia sempre da un temporale, no? Cioè la pioggia è l'elemento almeno dei pericoli che noi studiamo. Questo è un brano di Liberano Samalo, che è un libro di Luigi Meneghello che mi è molto caro perché racconta della storia di un paese vicino al mio, no? E questo poi ve lo leggete voi magari per calma, ma io qui sottolineavo alcune cose, onde, scrosci, intensità, questioni di scala e di rapporti interni. Cioè, queste parole, Luigi Meneghello è un romanziere, quindi probabilmente non aveva studiato idrologia, per quanto poi abbia vissuto in Inghilterra, dove il sentimento così geografico e idrologico sia comunque molto diffuso. Qui coglie questo brano, che è fondamentalmente poetico, però coglie degli elementi essenziali dei fenomeni pericolosi, cioè intanto che ci sono delle piogge intense, gli scrosci, che ci sono delle onde, in particolare le onde di piena nel nostro caso, ma anche le ondate diverse con cui questi scrosci variano in modo estremamente variabile nel tempo e nello spazio. Ne è importante l'intensità e ci sono delle scale temporali e spaziali diverse nei fenomeni che noi chiamiamo come pericolosi. Speravo ci fosse anche qualche giornalista, perché spesso il giornalista, quando descrive i fenomeni per il pubblico, non riesce a distinguere questi elementi, e questi elementi invece sono rilevantissimi dal punto di vista della comprensione anche per esempio di chi sono poi le responsabilità che si vengono a generare. Allora, adesso vi faccio un po' di domande. Questo che tipo di fenomeno è? Giorgio non può rispondere, neanche Luigi. Per esempio, non abbiate paura di sbagliare, no. Una colata. Questa è una colata, sì. Ma che colata è? È una colata di fango. È una colata di fango. Quindi distinguere tra una colata normale, una frana e una colata di fango è importante, perché Giorgio non lo dice, ma Giorgio e Luigi sono espertissimi di questo, sanno che per esempio una colata di fango dal punto di vista del fenomeno si descrive in modo diverso da un altro tipo di colata. E questa che cos'è? Non è nemmeno una frana, questa è una parte in erosione, è sempre il residuo di una colata detritica, però di cui vediamo la zona di propagazione che è stata scavata. Vediamo anche delle altre cose a ben analizzare questa immagine, era il caso di Giampilieri in Sicilia nel 2009.
Qui vi anticipo io la risposta, questa è una colata detritica di cui vediamo un'altra parte, però vediamo la zona di distacco in alto. Questo era su il torrente Lezze che è, adesso non mi ricordo più se è in Val d'Aosta o in Piemonte, però lì è. Sempre nel torrente Lezze la colata, il detrito qui, i grandi massi della colata detritica, e qui vediamo la zona di deposito. E questa che cos'è? Beh, voi lo sapete perché. Ma lo domando a lei che non sa, che non lo sa, che cosa direbbe che Una frana, non saprei è? come Sì, definirla. no, sì, è una frana, è quella che i nostri amici geologi chiamano una frana gravitativa profonda, che è una frana di Val di Pola in cui ci sono stati nell'87. Moltissimi morti, una frana particolare. Quello che intanto io vi voglio far notare è che tutte queste cose che si vedono, che hanno un denominatore comune, sono pericoli, però sono diversi. Dopo vado a specificare perché e per come sono diversi. C'è anche un altro elemento di franamento, no? La caduta massi, per esempio, qui. La caduta massi è un'altra tipologia di frana che ha altre scale spaziali e temporali. Questa è facile, è una piena. Ma che piena è? Non tutte le piene sono uguali e il fatto che siano differenti ha anche delle differenze poi dal punto di vista della matematica che le descrive oppure delle azioni che si devono intraprendere per controllare. Questa è una foto di Marco Borga e di Marchi. Questa è una piena in uno dei nostri torrenti, un torrente alpino, che ha due elementi importanti. Il trasporto solido, l'acqua è molto sporca, qui si vede, vuol dire che ha tanto trasporto solido dentro, e c'è trasporto di legname. Due elementi che non sono così banali poi da descrivere. Questa invece è una piena in pianura. Questo penso sia il Panaro, sì. È una foto presa da un mio collega di Modena, Stefano Orlandini e Marcello Fiorentini. Anche qui c'è molto sedimento dentro. Perché, beh, questa è una caratteristica fondamentale di tutte le piene. Quando le piene avvengono, il trasporto solido è molto importante, quindi non è solo acqua, ma è anche sedimento. Però in pianura è generato fondamentalmente da altre cose, anche se tutto sommato il fiume Panaro non è un fiume così grande, così esteso. E poi andiamo a vedere di che si tratta. Questo è un altro pericolo, un'esondazione. Questa è una mappa un po' ricostruita a Bovolenta, provincia di Padova, nel 2010 mi pare che sia stata l'esondazione. Ma il problema qui dell'esondazione qual è? Cioè, se l'importante è riconoscere in tutte queste cose quali sono i problemi veri che si sono anche generare che stanno dietro ai fenomeni. Qui il problema è la rottura dell'argine. Non è che l'esondazione sia avvenuta perché l'acqua è stata così tanta da superare gli argini e poi tracimare. Durante la piena si è innescata una rottura di un argine laddove c'erano dei motivi perché questo accadesse. Di nuovo qui, questo è Caldonio 2010, famoso Caldonio perché è stato Natale sì, non di Paolo Baggio, di Roberto Baggio, Paolo Baggio è un mio collega. Ecco, e quindi stesso tipo di esondazione che poi qui ha, parlando appunto di Roberto Baggio, questo è lo stadio Menti di Vicenza dove Roberto Baggio si esibiva da giovane, no? Completamente pieno di acqua. Anche qui un'esondazione. Cosa sarà adesso un'esondazione? Si sarà rotto un argine
sarà saltata fuori l'acqua, il livello idrico sarà stato molto alto, beh, non vi do la risposta qua, ve la dico dopo. Volendo, parlando di alluvioni così in senso generale, ci sono anche altri tipi di alluvioni di cui noi qui in montagna non siamo tanto consapevoli, però magari sui laghi potrebbero anche succedere. Per esempio sul lago di Como succedono queste cose. Dal mare, questa è un'acqua alta. Beh, quella dell'acqua alta in particolare è un fenomeno che risolvo subito, nel senso dicendo è dovuta, sì, abbiamo le onde, la marea che produce acque più o meno alte, ma in questo caso si tratta di una marea particolare, nel senso che un vento di scirocco spinge in questo caso il mare Adriatico, inclina la superficie del mare formando quella che si chiama una sessa, che si può vedere anche per esempio nel lago di Garda, nei grandi laghi queste cose si vedono. La superficie del mare Adriatico si inclina di 1 mm per ogni chilometro, dopo 1.000 km rimane tutto quanto inclinato ed è più alto di 1 metro. Nell'esondazione del 66 il mare Adriatico era inclinato ed era quasi 2 metri più alto del livello che ha normalmente. Anche questo è un fenomeno, come vedete ve l'ho descritto, ma è uno dei tanti che compare nella lista dei pericoli, ma ha tutta una sua specificità fenomenologica, che se non comprendiamo ovviamente non siamo in grado di approntare quelle misure che sono necessarie per rispondervi. E questa poi è l'alluvione di Trento, in particolare in Corso Alpini, vicino dove abito, quindi, e anche qui potrebbero esserci generate varie cose oltre all'esondazione. Allora adesso riparto da tutte queste, voleva essere molto più interattiva in realtà la questione, ma siccome voi siete informati, poi era un po', come dire, ridondante chiedervi per avere delle risposte così. Adesso andiamo indietro e vediamo di nuovo che cosa succede e perché quali sono le differenze con più dettaglio di tutti questi fenomeni. In particolare, partiamo da una colata di fango. Io la vedo un po' da idrologo, ma si può vedere anche da un punto di vista più da idraulico, se volete, o reologico, come si dice, cioè della struttura dell'elemento che è trasportato. In genere non si sono, questi fenomeni non sono legati a portate di acqua grandissime. Sono causati da che cosa? Da alcuni fenomeni di pioggia intensa, ma questo è un elemento evidentemente comune. Quanto intensa? Dipende dai luoghi del mondo in cui ci troviamo. Qui da noi 200 mm di pioggia, caduti in un paio di giorni, generalmente possono innescare una colata di quel tipo lì. Il fenomeno rilevante è l'innesco del trasporto solido, evidentemente, che ha tutta una sua dinamica per essere descritto. Trattandosi di una colata di fango, adesso Luigi e Giorgio mi correggono se sbaglio, non si può veramente separare il contenuto dell'acqua dal contenuto di fango nel descrivere il trasporto. E questo ha delle conseguenze sul tipo di modelli, ad esempio, che si possono usare. Questo vale anche per i geologi, no? Che a volte adesso qualcuno usa modelli impropri, può usare modelli impropri, per esempio, per descrivere questa quantità. È importante non solo l'intensità della precipitazione, però qui è importante anche che si accumuli una certa quantità di volume di acqua all'interno dell'alveo, oppure comunque del catchment del bacino, sì.
E quindi questi fenomeni in un certo senso hanno una fase predittiva che in fase sia in fase di protezione civile si può in qualche modo pensare di allertare perché richiede che ci sia anche volume di acqua oltre a un'intensità che poi scatena il fenomeno. Il fenomeno avviene dove? Dove ci sono pendenze elevate. Su bacini piccoli, 4, 5, 10 km quadrati. Allora, prima domanda che farebbe se ci fosse un giornalista qui, direbbe: ma l'uomo è la causa di queste colate? Beh, è difficile dire che sia la causa, nel senso che il sedimento che noi vediamo e che viene giù è il prodotto di migliaia di anni produzione di sedimento. In particolare noi sulle Alpi qui abbiamo avuto fino a 15.000 anni fa la glaciazione che ha prodotto tantissimo sedimento e noi viviamo in questo momento, da questo punto di vista, in un'epoca che si chiama paraglaciale, che tradotto in termini geomorfologici significa che abbiamo montagne di sedimento in giro sulle nostre Alpi, che attendono di essere trasportate in pianura da eventi meteorologici evidentemente estremi, però questo sedimento c'è, prodotto dalla glaciazione, ancora non trasportato. E è certo però che anche in un bacino come questo, che è un bacino in provincia di Bolzano, l'opera dell'uomo è molteplice, vedete qui, ci sono prese d'acqua, c'è un ghiacciaio con il ghiacciaio che in questo momento si scioglie, quindi anche l'apporto di acqua è differenziato, eventualmente ci può essere in questa parte del permafrost. Il permafrost è suolo ghiacciato, non necessariamente con acqua dentro, ma il fatto che sia ghiacciato lo tiene più stabile di quando non è ghiacciato. Nel momento in cui si sghiaccia, questo comporta l'aumentare del pericolo. C'è un uso di tipo agricolo sulla montagna o comunque anche di gestione forestale della montagna che può mantenere o può alterare in maniera significativa la suscettibilità del terreno e quindi e anche poi man mano che si scende verso valle le attività agricole o di allevamento hanno un ruolo importante. Anche in altissima montagna, come mi insegna qualcuno di voi, per esempio, che ha fatto dei rilievi oltre i 2000 metri, dove per esempio ci sono pascoli, semplicemente il fatto che ci siano le mucche che rovinano la coltre erbosa aumenta di qualche ordine di grandezza la predisposizione al franamento. Sì, e qui nel fatto poi della colata detritica, sicuramente in questi bacini distinguiamo alcune parti, no? Una è la parte, c'è cioè la parte di accumulo, che poi viene a rappresentare la parte di distacco, c'è tanto sedimento nel momento in cui si manifesta le condizioni meteorologiche adatte, questo sedimento viene trasportato a valle. A quel punto quella viene riconosciuta dai nostri amici geologi come la fase di distacco. L'importante di sottolineare queste zone e queste cose è che dal punto di vista geomorfologico queste cose si possono identificare, quindi un buon geologo o un gruppo di geologi va sul territorio, sa riconoscere dove ci sono questi elementi del territorio e quindi da un punto di vista magari qualitativo, ma comunque di prima approssimazione, sa distinguere dove queste ci sono,
questi elementi che possono rappresentarsi. Quindi una buona gestione del territorio, fatta con un'analisi geologica, in questo caso corretta, sappiamo almeno dove c'è la possibilità che questo avvenga. Di nuovo la colata detritica con detriti grandi non ha bisogno di grandi, non avviene in grandi aree, non ha bisogno di grandissime portate d'acqua, di intensità, intensità certamente importanti. Il materiale, dal punto di vista, diciamo, invece nostro, di idraulici, ingegneri, la cosa importante è che qui il comportamento dell'acqua e del sedimento si può separare. Quindi, quando li descriviamo, possiamo descrivere i buoni modelli di contemporanei, non moderni, moderno è passato. I buoni modelli contemporanei distinguono tra l'acqua e il sedimento. In questo caso lo possono fare, e questo comporta tutta una serie di elementi. Osservando la zona di distacco si può anche dire, si può anche capire che per avere un nuovo fenomeno, laddove è avvenuto un fenomeno, bisogna che passi del tempo. Generalmente qui non avremo più un fenomeno per qualche centinaio d'anni. Ci sono in realtà posti in cui per la particolare conformazione geologica i fenomeni si possono ripetere anche dopo alcuni anni, perché la produzione di sedimento è importante, ma questo si riesce, diciamo, a controllare dal punto di vista dell'azione quotidiana. Un elemento importante di entrambe i tipi di colata, quella di fango e quella detritica, non è solo capire da dove viene, ma ovviamente per la pianificazione e per tutto il resto è capire anche l'elemento da capire dove la colata si ferma, quanto va avanti. E sarebbe bello capire anche quando questa si stacca, ma questo è oltre le nostre conoscenze attuali. Non abbiamo dei buoni modelli per stabilire quando si staccano le colate detritiche. Abbiamo dei modelli per dire che probabilmente le colate detritiche si staccano in conseguenza a certi fenomeni. Quando ci fu la colata detritica della Val Molinara a Pinè, qui in Trentino, e c'erano stati dei giorni di precipitazione piuttosto intensa, attorno ai 200 mm, e io ero in vacanza a Pinè, e io lo ricordo perché, con orgoglio, perché mia suocera mi dice: ma Riccardo, con tutta questa pioggia, cosa succederà? Ma ho detto: succederà che ci sarà qualche colata detritica in giro qua. La colata detritica in effetti è successa a 500 metri da dove ci trovavamo in vacanza, quindi da un certo punto di vista sappiamo stabilire quali sono le categorie di fenomeni che generano, ma non esattamente. Qual è la velocità di propagazione? Questo è un altro elemento importante sia per la protezione civile sia per la costruzione di opere. Una colata detritica va sui 100 km all'ora, nei casi più... E dopo vediamo anche le velocità degli altri fenomeni, così per renderci conto, perché tutto questo poi in qualche modo informa le azioni che si possono fare. In una colata detritica, quali sono le domande alle quali dobbiamo rispondere? Quanto materiale c'è? Da dove parte? Dove arriva e quando? In parte vi ho già risposto in maniera qualitativa a queste domande qua. C'è anche da sapere chi risponde a queste domande, in una piccola polemica con i geologi, no? Perché quando succede un disastro di questo tipo, in TV si vede sempre un geologo. Ma non è che il geologo sia onnisciente. Alcuni sì. Presenti, sì. Quelli presenti sì. Ma il geologo, adesso, cioè, naturalmente tutte queste non sono
professioni nel senso delle lauree che ciascuno ha, sono anche attitudini, no? Sono un ambito di conoscenze che ciascuno deve assumere se vuole descrivere una conoscenza completa di questi fenomeni qua. Io non ce l'ho su tutti gli elementi che sto descrivendo. Quindi, per esempio, il sedimento chi lo studia? Lo studia il geologo che va a fare dei rilievi fondamentalmente, li può fare con strumenti anche modernissimi, come adesso ce ne sono, come non ce ne sono mai stati. Casomai, se si tratta di trasporto di suolo, anche pedologi che possono essere una varietà fra i tecnici forestali e i geologi. Adesso anche c'è una nuova categoria intermedia che si chiama idropedologo, che si concentra. Qui gli ho segnati i pedologi e i geologi. Come? Da dove parte? Da dove parte c'è una parte dell'ingegneria, la Lucia, che è appena uscita, che in teoria copre questo tipo di conoscenze. Sono i geotecnici, c'è tutta una parte di sviluppo di conoscenze intorno a quella che sono appunto chiamate, che nascono originariamente dall'ingegneria civile, che studia insomma gli elementi di triggering, di innesco di queste cose qua. In realtà anche alcuni idrologi tutti lo possono fare, tutti possono essere dei buoni cuochi purché si applichino nelle cose giuste. La propagazione invece, di solito, nella tradizione culturale che abbiamo, ci pensano gli ingegneri idraulici o adesso si chiamano magari anche ingegneri ambientali o altre cose, però diciamo l'ambito di conoscenze deriva da questo ambito. Ho rappresentato qui, non più legato ad una Le colate, ho rappresentato il Po come rappresentante appunto di questo elemento, cioè la propagazione in un ambito relativamente confinato. Quando, per capire quando, ci vuole qualcuno che metta insieme un po' tutto coso, potrebbe essere la figura dell'idrologia, ecco che, ma l'idrologia poi copre. Se vogliamo, è una scienza inclusiva che tende ad includere un po' tutte, no? Adesso c'è un momento in cui effettivamente tutte queste discipline, anche se sono insegnate a livello universitario dipartimenti o facoltà o corsi di studio diversi, però sono estremamente intrecciate. Quando parte, in questo momento non lo sa nessuno. Si può dire che questo evento scatenerà una colata detritica? Sicuramente si sa quando si forma una piena, sì, quando parte una colata detritica, no. Però quando esattamente parte non lo sappiamo. Ci sono tutte queste varie competenze che ho tenuto a descrivere con qualche dettaglio. Appunto nella speranza magari appunto che ci fosse anche qualche giornalista, qualcuno che fosse per capire comunque che chiunque si occupi di questi problemi deve mettere insieme tutte queste competenze per poterle descrivere nel modo appropriato. La figura dell'ingegnere ambientale è quella che almeno in parte noi vorremmo avesse. Non tanto le competenze specifiche, perché alcune sono molto tecniche, un ingegnere ambientale difficilmente potrà pedonare, come si dice, un bacino come sa fare un geologo, però almeno sapere che ci sono tutte le altre competenze, avere degli elementi di linguaggio comune per descrivere queste cose è necessario. È necessario, sarebbe necessario che anche il pubblico generale comunque avesse l'idea che un lavoro di gruppo, un teamwork che deve essere fatto. Quest'altra è una frana gravitativa profonda. Chi è che la studia? Generalmente i geologi. Gli elementi per studiare comunque queste frane gravitative, anche questa frana della Val di Pola, di cui qui vediamo un'altra immagine, una frana che ha mosso milioni e milioni di metri cubi di terreno. Qui
anche qui, se vogliamo, è un terreno di confine fra geotecnica e geologia, e anche qui si è mossa alla fine perché furono delle precipitazioni che innescarono in questo caso la frana. Quindi si muove anche qui con precipitazioni intense. Qui era più, diciamo, più rilevante studiare la stratigrafia del terreno per capire che c'erano degli strati che si stavano muovendo, un po' come è successo con il Monte Toc quando è sceso nel fenomeno del Vajont. Bisogna conoscere la stratigrafia qui. Per questa frana della Val di Pola, peraltro, queste frane gravitative pesanti hanno velocità grandissime, e allora io non credo tanto a questa velocità di 400 km all'ora che alcuni hanno stimato. A me sembra francamente troppo grande, ma prendetela comunque con beneficio di inventario, come l'idea che una frana gravitativa di queste dimensioni, quando scende, ha delle velocità altissime. Nel momento in cui si innesca, non c'è alcun modo di scampare dal pericolo. Quindi, beh, le lezioni che dobbiamo portare a casa un po' tutti è appunto l'integrazione delle competenze e il fatto che comunque nella morfologia siano iscritte delle cose, no? Uno guarda la morfologia e vede, per esempio, che cosa vede. Qui vede quello che noi chiamiamo conoide, no? Questo è un evento particolarmente arido e così via, nessuno costruirebbe delle case qua, però basta che voi usciate dopo, quando magari se faremo una pausa e guardiate la valle, vedete Ravina è esattamente costruita su un conoide di questo tipo. Perché si è costruito lì? Perché un tempo c'erano le paludi giù, perché è ben esposta, perché mettere delle viti lì o avere dei campi lì si ottiene maggiore risultato perché per mille motivi storici. E però nel momento in cui noi costruiamo su una forma di questo tipo, dobbiamo essere consapevoli che quella forma è il prodotto di un fenomeno geologico e che quindi non possiamo che aspettarci che di nuovo avvenga quella cosa lì. Non c'è modo di bloccare il fatto che le montagne alla fine sono fatte per essere erose e per formare le pianure che si chiamano a loro volta alluvionali, cioè prodotte dalle alluvioni. Tutto questo è parte di un ciclo di cui noi teniamo poco conto. E io in particolare, abituati a pensare al ciclo idrologico, ma c'è anche un ciclo dei sedimenti, cioè il sedimento nelle ere geologiche sale, poi viene eroso e torna giù. Fa parte di un ciclo vitale che è molto più importante su questa grande scala anche alla fertilità dei terreni e al paesaggio in grande, no? Per dirne una, i veneziani hanno deviato la foce del Brenta a sud della laguna di Venezia. Perché l'hanno deviata a sud? Perché se l'avessero mantenuta all'interno della laguna, adesso Venezia sarebbe come Adria, cioè una città non sull'acqua, ma in terraferma. E deviando il Brenta non hanno inteso deviare o scampare il pericolo delle piene, ma diminuire il trasporto solido per fare sì che la laguna non si interrasse. Viceversa, però, dopo alcuni secoli, cioè adesso, il fatto che non ci sia più apporto solido alla laguna fa sì che la laguna venga scavata. Poi magari alcune opere come il canale dei petroli e così via accelera i fenomeni di erosione, ma la laguna adesso, almeno per una buona parte, non è più una laguna, è un braccio di mare profondo, perché proprio perché si è alterato questo equilibrio. Quindi questo tipo di tener conto di questo equilibrio in grande può essere, magari non specificatamente, un messaggio da ricevere in questo contesto di questi fenomeni,
e a cui siamo più interessati, però va tenuto in generale in mente. E diciamo poi che l'uomo non è più innocente, adesso qui abbiamo un sindaco. Non è stato certamente, sono state le circostanze, se vogliamo dirla così, a far sì che venissero costruite queste case in questa posizione estremamente pericolosa. Però queste circostanze non sono più tollerabili in questo momento, nel senso che evidentemente tutte queste case sono in pericolo, saranno continuamente soggette al pericolo. Si possono fare opere di mitigazione, non si può escludere che il pericolo lì non ci sia. È successo, succederà ancora, magari si eviteranno quegli elementi che qui hanno causato poi esondazioni pericolose, la presenza di varie cose, ma qui la nostra responsabilità in questo caso è nella pianificazione territoriale, in cui adesso anche i sindaci sono chiamati a rispondere, poi alla fine dai giudici che vedremo oggi pomeriggio e poi vedremo anche nel prossimo elemento. Cioè, qui poi parlando delle piene più specificatamente, abbiamo parlato di piene anche. E abbiamo detto che questa è una piena in un torrente alpino con trasporto solido. Allora, torrente alpino cosa vuol dire? Diciamo una scala di 10 km quadrati, un'asta di qualche chilometro, quello dove succedono le colate detritiche, tra l'altro, pendenze molto elevate, tutte cose ovvie, eh? Però quali sono le precipitazioni che provocano più disastri su questi bacini? Sono precipitazioni di breve durata, perché la dimensione del bacino e il sistema delle connessioni sono correlate alle durate delle precipitazioni che provocano le massime portate possibili che si possono generare lì. Dal punto di vista tecnico esiste una parola magica che si chiama tempo di corrivazione, che sarebbe nella definizione dell'idrologia un po' sorpassata, se devo dire la verità, è quel tempo in cui tutto il bacino contribuisce alla formazione della portata e quindi si ottiene la massima portata con quella intensità di precipitazione, perché naturalmente aumentando abbiamo due variabili, la durata della precipitazione e l'intensità della precipitazione. Però bacini di questo tipo, mezz'ora, un'ora, sono precipitazioni molto intense che magari hanno avuto una preparazione, come dicevo prima, perché tutti i terreni sono saturi. Però queste precipitazioni di breve intensità. Qui ci può essere anche l'apporto dello scioglimento della neve. Cade l'acqua, l'acqua che magari è calda relativamente sulla neve. La neve è matura perché è in prossimità dello 0 gradi, la neve si scioglie e una valanga d'acqua, se mi consentite, si genera e provoca una portata qui alla chiusura e mi allaga tutta di mare in questo caso. Le velocità qui però sono più modeste di quelle delle colate detritiche. L'acqua a 10 km all'ora, se non c'è la colata detritica. Questo è un altro caso, che non è propriamente i casi che vediamo qui in Trentino, è Genova, è il caso del Bisagno. Che cosa si vede qui? Si vede che praticamente l'albero del Bisagno sarebbe qua, c'è tutta la città che è costruito intorno. Sempre ragioni storiche hanno dettato questo sviluppo urbanistico. E anche ragioni storico, diciamo anche tecniche, nel senso che e magari 100 anni fa o 50 anni fa si pensava che costruendo dei muri sempre più alti si potessero contenere le piene. In questo caso addirittura il fiume è stato ricoperto da una strada e quindi si trova costretto a passare in uno spazio che non può più contenere. Quindi sempre precipitazioni brevi anche qui, però qui c'è un chiaro elemento di pianificazione
urbanistica che è stato sbagliato nel passato e che, al quale bisogna porre rimedio in qualche modo adesso nel presente. Qui anche l'infiltrazione è limitata perché i terreni urbani tendono a diminuire l'infiltrazione, quindi entra un altro elemento. Quindi la pianificazione urbana dovrebbe tener conto anche del fatto di ricostruire quella che adesso in alcuni casi si chiama in italiano invarianza idraulica, cioè far sì che da dove si costruisce il terreno comunque si comporti il più simile possibile di come, come se le costruzioni non ci fossero. Si può implementare una legislazione di questo tipo, per esempio la città di Trento adesso prevede che le nuove costruzioni abbiano delle vasche che contengano parte dell'acqua piovana, dell'acqua di prima pioggia. Qui vedete com'era Genova. Genova era tutta da questa parte, questo era il Bisagno e qui invece adesso vedete com'è. Qui abbiamo detto che il problema è la rottura dell'argine. Allora qua bisogna capire se gli argini sono buoni o no, ma non sempre è capibile. Per esempio la ricchissima provincia di Bolzano adesso ha avviato, almeno nelle aste principali, una revisione e una messa in sicurezza degli argini, che è un lavoro che probabilmente non si può fare su tutta Italia, su tutti i fiumi, perché è estremamente costoso. Però un fenomeno di questo tipo è difficile, cioè rientra nelle possibilità, ma non è, in questo momento, lo possiamo studiare solo da un punto di vista probabilistico. Non sappiamo bene dove possa succedere, anche se ci sono alcune condizioni che evidentemente favoriscono questo, per esempio la presenza di tane, di animali vari sugli argini, il fatto che gli argini magari siano sovraelevati rispetto al piano campagna intorno, ma questo nella nostra pianura è una costante perché nel corso dei secoli, degli ultimi 2000 anni, man mano che il sedimento veniva trasportato e succedevano le piene, si innalzavano gli argini, con il risultato che gli alvei si sono innalzati. In alcuni casi, per esempio nella pianura veronese, il torrente è sopraelevato di 4-5 metri rispetto al piano campagna che è di fianco. Quindi tutte queste sono fenomeni che richiedono altro tipo di competenze, altro tipo di pensieri, altro tipo di anticipazioni, ricordando gli elementi di prima. Qui le precipitazioni, tra l'altro, provocano quelle esondazioni che hanno visto, e questo è il bacino del Bacchiglione Brenta, più o meno, sì, Brenta. Questo qua sono precipitazioni diverse. Qui abbiamo un bacino che è qualche migliaia di chilometri quadrati. Le precipitazioni non sono più quelle breve di durata un'ora che mi mettono in crisi questo bacino. Le esondazioni che avete visto prima qui sono venute qui che è Caldogno, Bovolenta, che più o meno è qui in questa zona qua. Ci vogliono precipitazioni più lunghe. Il tempo di corrivazione di questi bacini prevede di 24 ore. Questo dà più spazio agli interventi di protezione civile, se fossimo stati pronti quando dovevamo essere pronti. Le velocità coinvolte sono sempre le stesse di prima nei piccoli bacini. L'acqua non accelera tanto andando da monte verso valle. Nelle piene l'acqua rimane più o meno a velocità costante. Se 10 km all'ora era in cima, rimane 10 km anche sotto, che è forse un po' controintuitivo per alcuni, perché dice che c'è più pendenza e l'acqua andrà più veloce. Ma gli alberi e le scabrezze sono diverse. In fondo le scabrezze sono basse e gli alberi sono più grandi. E gli strumenti per tenere... Qui ci vuole modellazione idrologica. Ci vuole anche qui naturalmente la sapienza, ma soprattutto modellazione idrologica e modellazione idraulica, cioè della propagazione della piena. Qua
quanto qui comunque alla fine, nonostante le piene sarebbero state contenute se non si fossero rotti gli argini, questo è il discorso fondamentale. È colpevole l'uomo di nuovo di questo? No, è un discorso che ho già anticipato. Sì, cioè in un certo senso sì che è colpevole l'uomo, perché gli argini sono sopraelevati, gli alvei a volte sono sopraelevati. La storia è così. Adesso dal futuro, da ora in poi, dobbiamo, per anticipare queste cose, tener conto che abbiamo tutta questa storia, che in particolare in Italia è rilevantissima, che abbiamo e che non, a cui non possiamo fare a meno. Come dicevo prima, tra l'altro, in questo caso, allontanandoci un po' dalle nostre montagne, siamo in pianure alluvionali, flooding plain si dice in inglese, per significare che quelle pianure sono state formate dalle alluvioni, cioè quel sedimento che viene prodotto dalle montagne viene trasportato dai fiumi, si sparge in giro dappertutto e forma le pianure. Quella pianura, quindi, cioè quando noi siamo andati ad abitare queste pianure per le esigenze del nostro benessere, abbiamo limitato la variabilità del corso dei fiumi, e questo fa sì che adesso che però la natura si riprenda anche quegli spazi che aveva. L'ultima slide relativamente alle esondazioni è anche questa, e dice questa è effettivamente un'esondazione, ma se uno va a vedere il fiume è a chilometri di distanza. Da dove arriva questa esondazione? Arriva evidentemente dalla falda. Questa, la falda, la falda freatica in questo caso, si innalza per effetto delle precipitazioni, e questo ci ricorda in maniera concreta che i fiumi non sono solo l'elemento superficiale che noi vediamo scorrere, ma sono anche un sistema sotterraneo di cui rarissimamente noi teniamo conto. Qui, dopo un po' di piogge intense, varia. Qualcuno se lo poteva immaginare, perché se qui ci sono delle zone in superficie di acque superficiali, dice perché ci sono quei laghi lì? Evidentemente perché la falda è comunque in prossimità del terreno. Diciamo che in montagna, nelle zone di origine, la falda alimenta il fiume, e questo però succede anche qua. No, qui il fiume alimenta la falda, è il contrario, cioè il fiume man mano nel suo corso perde acqua, questo riempie la falda che può poi salire e quindi generare questo tipo di esondazioni. È in realtà un fenomeno che noi non studiamo quasi mai, se non nei casi come questo in cui l'evidenza ci viene proprio, è importante. Anche nell'alluvione di Trento sicuramente questo fenomeno di innalzamento della falda fu importante, non fu semplicemente la rotta che avvenne dove si staccava l'antico meandro del tagliato dagli austriaci nel XIX secolo, ma ci fu anche certamente, per esempio nella casa dove abito io, il fatto che la falda salì da sotto in funzione del fatto che il fiume si innalzava. Quindi io abito in zona esondabile, ahimè, e di questo tipo di fenomeni. L'altra cosa che riguarda appunto i bacini più grandi è quella naturalmente della variabilità delle precipitazioni. Nel primo tipo di fenomeni, le colate detritiche, possiamo considerare la precipitazione come un elemento uniforme nello spazio. Qui invece, in questi bacini, come vedete, qui è una ricostruzione dell'evento del 66, le zone più blu sono precipitazioni addirittura superiori ai 400 mm in 48 ore. Vedete, c'è una variabilità spaziale della precipitazione. Per prevedere
i fenomeni a queste scale più grandi, quindi per esempio alla scala dell'Adige a Trento, bisogna tener conto della variabilità spaziale delle precipitazioni e anche dei fenomeni di sincronia delle precipitazioni, perché una delle cose sfortunate nell'evento del 66 di Trento fu che l'Avisio e il Noce e l'Adige funzionarono in sincronia, cioè l'onda di piena arrivò contemporaneamente da tutte le parti e si sommò, perché per esempio se l'Avisio avesse ritardato un po' di più, o se magari si fosse saputo usare la diga di Santa Giustina per mantenere gli invasi, è wishful thinking questo, come si dice, no? Cioè è il senno di poi trasportato all'interpretazione dei fatti in cui allora non c'erano queste conoscenze, però forse usando la diga di Stramentizzo, la diga di Santa Giustina in maniera opportuna, svasandole prima e aspettando il colmo della piena, avendo degli elementi di previsione che ci sono solo adesso, però si sarebbe potuto magari salvare anche Trento. Dico magari perché dopo io non ho nello specifico fatto la ricostruzione di quegli eventi, però adesso gli strumenti ci sarebbero anche per fare questo tipo di ricostruzioni. Però appunto conta molto la sincronia e la distribuzione delle precipitazioni, a differenza degli altri in cui la precipitazione ti cade e quella è. E tutte queste sono queste cose che ho riassunto qui in questa slide. Questa ho finito nel senso che, visto che sono passato dalle scale piccole alle scale grandi, dico ci sono delle scale ancora più grandi nel mondo. Per esempio questo è il Rio delle Amazzoni, un po' meno di 9 milioni di chilometri quadrati, quindi siamo passati da un chilometro quadrato a 10 milioni di chilometri quadrati, no? Questo è comunque un problema interessante, e anche qui, cioè, più grandi sono i bacini, più costanti sono le portate, cioè il Rio delle Amazzoni non ha mai delle vere e proprie piene, è sempre pieno d'acqua. La sua portata è 200.000 metri cubi al secondo, portata media. La portata media dell'Adige a Trento è 180 metri cubi al secondo, quindi circa 1.000-2.000 volte la portata media del fiume Adige. Questa naturalmente è una storia per un'altra volta, come si comportano questi fiumi grandi qua. Però ovviamente man mano che i fiumi diventano più grandi, cioè addirittura questi fiumi grandi interagiscono sulla produzione di precipitazione. Mentre noi in tutti i fenomeni precedenti la precipitazione è qualcosa che in qualche modo è dato dalla circolazione generale, qui il 30% dell'acqua che cade sul bacino del Rio delle Amazzoni, tra il 10 e il 30% è generata dalla evaporazione che avviene dallo stesso bacino. E quindi si tratta cioè tutto questo per ricordarvi l'elemento iniziale, cioè è questione anche di scale temporali dipende molto da che tipo di pericolo è, dove si manifesta, quali elementi sono in gioco. Visto che ho un minuto ancora, naturalmente c'è una slide segreta, diciamo, che in fondo è quanto conta il cambiamento climatico in tutto questo. È difficile dirlo, in Trentino è particolarmente difficile dirlo, perché noi ci troviamo, vedete, questo è il bacino dell'Adige, naturalmente lo riconoscete, ci troviamo, questo è un lavoro fatto da Alberto Bellin, tra gli altri, comunque nell'ambito di un altro progetto, e ci troviamo al confine fra una zona a nord dove le precipitazioni aumentano e una zona a sud dove le precipitazioni diminuiscono. Quindi da noi le precipitazioni più o meno, per effetto del cambiamento climatico, sono leggermente diminuite, ma non tanto diminuite. Per esempio ci sono, qui vedete, questa è la temperatura e queste sono le precipitazioni. Vedete che da noi le precipitazioni sono forse leggerissimamente aumentate in generale, secondo questo studio recente, mentre in altre situazioni come l'Ebro qui, o questa è la Sava, che non è tanto distante da noi, la Sava,
La Sava, che non è tanto distante da noi, si vede un trend più decisamente in aumento, mentre nell'Ebro si vede un aumento di precipitazioni in diminuzione, mentre la colonna di sinistra, il rosso rappresenta l'aumento di temperatura e il blu la diminuzione di temperatura. Quindi il cambiamento climatico comporta degli ulteriori elementi di variabilità che dipende da dove ci troviamo. Se ad esempio il nostro sindaco diventasse sindaco in Spagna, forse non dovrebbe più preoccuparsi, così guardando questa cosa qua, delle colate detritiche nelle zone alte, ma in realtà cambia purtroppo anche il regime delle precipitazioni. Le precipitazioni comunque anche in Trentino tendono ad essere stessa quantità media, ma un po' più concentrata in alcuni eventi. Questo significa che abbiamo un po' tutta, usando una parola molto comune, tutte le sfighe del mondo in un certo senso, nel senso che abbiamo problemi di siccità, avremo quasi sicuramente un po' di problemi di siccità durante i mesi primaverili, negli anni futuri, e però continueremo ad avere problemi di piene, sia liquide che solide. Perché quando abbiamo gli eventi concentrati, anche perché aumentando la temperatura, non dappertutto come vedete, aumentando la temperatura per esempio cambia la porzione di acqua che cade come neve durante l'inverno. E l'aumento di questo, in realtà questo qui, questa figura qua è una media annuale. Ma se si va a guardare la media disaggregata, per esempio durante le stagioni invernali ed estive, si vede che gli inverni tendono a essere molto più caldi rispetto a quanto non fossero in passato, quindi stagioni con meno neve. E per esempio uno degli elementi, sempre nella famosa piena del 66, fu che c'era un po' di neve sulle montagne, ma questa neve era matura perché era relativamente caldo, e quando la pioggia è caduta l'ha sciolta, quindi c'è stato un accumulo di neve. Quindi il cambiamento climatico conta, ma non in un modo semplice, ecco, che rende, se vogliamo, più difficile poter stabilire come andranno le cose. Qui ho citato vari possibili elementi di informazione. C'è un numero di sentieri urbani che è disponibile in rete, che parla appunto di tutti questi problemi legati dal punto di vista della pianificazione. C'è un libro di Andrea Rinaldo che si chiama Il governo dell'acqua. C'è un libro che è più sul piano normativo della Maria Grazia, si chiama Alberton, dell'Eurac. Maria Chiara. Maria Chiara, giusto? Sulla parte più normativa, e l'ultimo della serie su tutte queste storie è quello di un libro di Renzo Rosso che si chiama Bombe d'acqua. Il nome già dice che il libro è molto recente, perché bombe d'acqua appunto è un conio recente. Grazie. Grazie mille. Prima di lasciare spazio a qualche domanda, se c'è, volevo...